la mostra di Enzo Nenci, scultore del Novecento, di origine mantovani ferraresi, e per noi è motivo di estremo orgoglio perché dà spazio al nostro Torrazzo di essere l'elemento per ospitare queste opere così importanti. Questo progetto è nato in collaborazione con il Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova e con l'associazione Il Torrazzo. Siamo riusciti a partecipare a questo evento che si chiama Arte in Torre. Noi abbiamo qui una torre che si presta molto a questi tipi di cose, poi quando abbiamo sentito che erano interessati degli studenti e quindi dei ragazzi, in più potevamo valorizzare degli artisti mantovani che hanno fatto la storia dell'arte nel nostro territorio, per noi è stato come invitarci a nozze. E siamo strafelici di avere questa messo su in soli 15 giorni, perché questo è il tempo che avevamo a disposizione, questa bella mostra. Grazie anche ai familiari che ci hanno dato una mano importante per poter portare qui e col messaggio delle opere così valide. Ultimamente ho fatto vedere una presentazione di un libro di Elena Pontigia, una grossa storica dell'arte, e ad una domanda su come vedevano Nenci e Martini, perché il libro riguardava Arturo Martini, e questa curatrice ha detto che Nenci guardava l'interno del soggetto, mentre Martini guardava l'esterno, e per me è stata una grossa soddisfazione. Perché anche se sono quasi nello stesso periodo e dello stesso valore, io credo, va bene, c'era questa differenza, cioè le opere di Nenci sono opere che vivono di dentro. L'intervento della nostra scuola in merito proprio a questa organizzazione è consistito nel realizzare dei filmati e prima di questi filmati una serie di fotografie per poter rappresentare appunto al meglio le opere di questi notevoli artisti. Devo dire che per noi, per la nostra scuola, questo è stato un evento molto importante, soprattutto da un punto di vista didattico, perché ha dato la possibilità ai nostri ragazzi di confrontarsi prima di tutto con, come dicevo prima, con dei grandi maestri. Quindi poter cogliere, ad esempio, tutta una serie di maestrie, di capacità, di proposte visive che vengono in qualche modo dal passato e che vanno recuperate. Questo poi ha dato così la possibilità di rivederle anche in un modo diverso, tramite la fotografia, tramite l'uso, ad esempio, di filmati.